Beh, diciamo che accelerare forse non è il termine più attinente, perché stiamo parlando a maggio del decreto aprile, quindi qualche piccolo ritardo c'è stato. Ritardi che sono dovuti a difficoltà sicuramente di assumere la decisione giusta, vista la complessità della situazione, ma anche a scontri in maggioranza, no? Dal caso Bonafede di cui abbiamo parlato prima. Alla regolarizzazione dei migranti Di cui che non parliamo vengono più dopo con Teresa Bellanova, che sarà con la nostra Bellanova, ospite. al reddito di, insomma, quello, il REM si chiama, un ulteriore reddito di aiuto alle persone, l'ingresso dello Stato in modo un po', insomma, in modo pesante nelle imprese. Oggi c'è un'intervista di Andrea Orlando, molto interessante, che immagino farà discutere Andrea Orlando, vice segretario del PD. Insomma, ci sono tutta una serie di temi aperti nella maggioranza che hanno portato appunto questo decreto, che era stato soprannominato aprile, a essere varato a maggio, forse a sabato sarà varato. E quindi Conte cerca di risolvere, cerca di mediare. Lui è un grande mediatore nella gestione della maggioranza. Cerca di mediare e dovrebbe riuscire ad arrivare appunto, a stringere tutto entro questa settimana. Credo che il messaggio arrivato dal Quirinale sia stato abbastanza utile, diciamo, per rasserenare il clima in maggioranza, se vogliamo usare questo eufemismo, nel senso che il Quirinale ha fatto capire che se cadesse il governo Conte si andrebbe a votare. Realistica o meno questa minaccia, perché poi è nato un dibattito anche su questo tema, se si può andare a votare in mezzo a un'epidemia o no, realistico o meno questa minaccia, il segnale è chiaro, insomma, non, se cadesse Conte, Mattarella non si metterebbe lì con gli alambicchi a cercare maggioranze improbabili, raccogliticce, posticce, eccetera. Diciamo che Preferirebbe una andrebbe cesura netta, si vota e si rinnova e il Parlamento. Sappiamo però che non sì. sarebbe facilissimo e questo poi No. è da vedere. Torno